Ciao a tutti 392 amici e cinefili di Un Film a Settimana. Vi pagherei da bene a tutti, ma visto le mie condizioni economiche purtroppo non posso, quindi posso solo ringraziarvi di cuore e posso solo mandarvi un bacio. Mi auguro che con il passare delle settimane e soprattutto con il passare dei film che vi propongo diventerate sempre di più. Sta per entrare la settimana della festa della donna, quindi ho deciso come seconda puntata della rubrica Un Film a Settimana di parlare di un film che mette in risalto il femminismo, ma soprattutto la voglia e la ricerca di indipendenza che la donna ha dovuto ottenere lottando contro convenzioni e contro codici civili, religiosi e sociali che possono essere considerati maniacali. Il film di cui vi parlo oggi è un film del 2009 intitolato Donne senza uomini, della bravissima regista iraniana Shirin Nejat. Ovviamente prima di parlare del film ci guardiamo il trailer. Mi fai il piacere di alzarti, andare in cucina e preparare da mangiare. E se scopro che sei uscita, quando torno ti spezzo le gambe. Zarrin, ci sono clienti per te. Quando una moglie non riesce più a soddisfare suo marito, quest'ultimo ha il pieno diritto di prendere un'altra moglie. Basta, finiscila! Tutto ciò a cui aspiravamo era questo. Una forma nuova, un sentiero, una nuova strada verso la libertà. Il film è basato sulla vita di quattro donne. Quattro donne che provengono da quattro classi sociali differenti. Nell'estate del 1954, in Iran, la storia di queste quattro donne si intreccia. Ognuna con il proprio modo di agire e ognuna con il proprio modo di pensare, condivide ma soprattutto subisce la condizione drammatica politica in cui si trova. Il film inizia con il principio filosofico della fine, con il principio filosofico della morte. Infatti la prima protagonista del film dichiara che l'unico modo per potersi liberare dal male e l'unico modo per potersi liberare dal dolore è quello di liberarsi dal mondo. Paradossalmente il film finisce nello stesso modo, quindi possiamo considerare la struttura filmica come una struttura circolare. Una struttura circolare che mette in risalto il fatto che la speranza non esista, che la speranza è solo ed esclusivamente un'utopia. Utopia perché ha avuto la fortuna o soprattutto la sfortuna di nascere donna. Il manifesto di rivolta femminile del luglio del 1970 dichiara che il femminismo è stato il primo momento politico di critica storica alle famiglie e alla società. Questo concetto viaggia di pari passo con l'etica e la morale femminista delle quattro protagoniste, che affrontano i propri problemi attraverso il proprio comportamento, ma soprattutto attraverso le proprie debolezze. Debolezze create da una società troppo maschilista, da una società che quindi non riconosce diritti facilmente comprensibili, ma soprattutto dovuti alla donna. Potremmo stare ore e ore a parlare di femminismo, di lotte politiche, ma soprattutto di diritti non dovuti alle donne, ma preferisco parlare della bravura della regista, ma soprattutto della bellezza del film. Donne senza uomini forse non è neanche un film. Mi permetto di considerarlo un insieme di fotografie meravigliose che riescono ad assumere un valore didattico proprio perché riescono ad insegnare ma soprattutto a far riflettere il pubblico con estrema chiarezza e con estrema semplicità.
La fotografia del film è magica, ben strutturata, perfetta dal punto di vista stilistico. Infatti tende a ricordare l'arte pittorica dei macchiaioli nato in Italia tra il 1800 e il 1900, coloro che per l'appunto attraverso i propri dipinti cercavano di mettere in risalto il senso del vero. Ed è proprio il senso del vero che la regista ama e vuol mettere in evidenza nel suo film, non solo da un punto di vista estetico, ma soprattutto da un punto di vista morale e da un punto di vista etico. Il film vince il Leone d'Argento alla Mostra di Venezia del 2009 e in Italia nello stesso anno al Botteghino incassa pochissimo, poco più di 300.000 euro. Consiglio la visione del film a tutte le amiche e a tutte le cinefili della rubrica Un Film a Settimana. Consiglio la visione del film soprattutto agli uomini, con la speranza, così come diceva Bob Marley, di non far piangere più una donna.